Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Vai, Natoli, cominciamo con Natoli. Ciao. Ciao, come ti chiami? Guglielmo. Ciao Guglielmo, okay, Natoli è cos'è? Il soprannome, il cognome? Il mio cognome, anche il nome d'arte. Ok, cosa ci fai sentire, una canzone? Io sono un G-producer, sono il piano ho 15 anni, vi faccio sentire un mini remix ho fatto ed è Tropical House il genere. Ok, è un remix, perciò tu quello che tu hai fatto è produrlo. Sì. Vai! Ok, com'era? Metti un attimo il drop e giù. Ok. Sì, è molto specifico. Cioè, com'era? Il pezzo originale che genere era? Sempre Tropical House? EDM, no. EDM. Carino, bello. Sai, non so cosa ti posso dire oltre questo. Secondo me è carino, vai avanti, cerca di fare una cosa sempre più specifica, no? Cioè, sempre usando dei suoni sì. Più, quello come si c'è. Può dire. Però, più originale. Tutto a posto. Lo fai da tanto? Io ho 15 anni e questo è il mio primo anno di produzione. Vabbè, dai, allora sì. Dai, complimenti. Complimenti, vai avanti così. Hai davanti ancora tanti anni. Cioè, per migliorarti, però vai avanti così. Tutto ciò che era, come posso dire, timing, ritmico, i suoni, mi sembravano già a posto da una connessione via, come si dice, via wifi, così, perciò complimenti, dai, vai avanti. Grazie. Cerca solo di trovare, se posso darti un consiglio, un tuo suono, cioè una tua suono quello... che ti gasa proprio, giusto. Che siano, capito, quello che ti gasa di più, che sia un tipo di suono, che sia un tipo di programma da utilizzare, capito? Cioè qualcosa di raffinarlo di più. Dai, alla prossima, grazie. Grazie mille, ciao. Ciao. Dunque, vedo tre persone, Arturo Caronte, non ce l'ho, non lo so, Chiara, dove sia, non lo so. Ubaldo Di Leva, Arturo Caronte. Vediamo Arturo Caronte. Arturo, ci sei? Forse non va? Non va. E allora proviamo Ubaldo. Vai Ubaldo. Arturo, se dopo ritorni ti... Ehi! Ciao, ciao Michele, Paolo. Buonasera, ciao! Come stai? Anzi, buongiorno! Tutto bene, tutto da bene. Da dove ci chiami? Dalla provincia di Caserta. Caserta. Cosa ci fai sentire? Una canzone tua? Ti faccio sentire in anteprima il mio nuovo singolo che esce a mezzanotte. Ah, ma dai! Ok, sì. Perfetto. E cos'è? È prodotto? È scritto da te? Allora, io scrivo, produco, mixo, Fai tutto. tranne il mastering, diciamo. Vai! Ok, si chiama Martina. Ok. Ok, Ubaldo. Allora, ci sono tante cose che funzionano. Cioè, allora, la top line, la melodia non è male, la produzione non è male, adesso sentendolo così.
mi sembra, scusa se mi permetto, che sia un pochino naif la scrittura del testo. Cioè, non è naif, voglio dire, è al pelo di essere naif, perché è così lineare, no, la cosa che poi, sai, non è mai detto. Però mi sembra un pochino che potresti lavorare su, per dire gli stessi concetti, potresti lavorare, ovviamente poi questo pezzo esce, perciò magari sarà nel futuro. Non me lo ammazzare troppo. Non voglio che devi fare il take down del pezzo. Però, per dire, io prossimamente lavorerei di più sulla scrittura del testo. Cioè cercherei, per quanto... è una questione di gusti, mi piacerebbe sentire lo stesso concetto elaborato in un'altra maniera, non così diretto. Cioè è come se A va B, B va C, C va D, cioè è molto lineare, no, la scrittura. È come se per dire le stesse cose potresti mascherare di più la strofa per essere più diretto nell'inciso, capito, questa roba qui. Per il resto a me non dispiaceva, ecco, se posso dire un'altra cosa non super positiva, cioè non è che questione positiva, secondo me la musica si sta cambiando, capito, come proprio genere, per qualità sembra tutto fatto molto bene, cioè non entro, si sente che lo fai di professione, che comunque, cioè, ci metti del tempo, capito, però è come se dovessi provare ad ascoltare anche cose diverse, capito, non per forza un pop che secondo me hai giorni contati se non è già finito, capito? Perciò magari provare a confrontarti con un'altra forma di arrangiamento, con un'altra forma sonora, capito? Mi dilungo troppo, però ci sono delle cose belle, cioè c'è della professione, si sente, prova a metterti in gioco, sia sul testo che sullo, prova a buttarti su cose che non faresti mai, capito? Ok. Prova quello, perché il mestiere ce l'hai, perciò magari hai solo bisogno di provare a cambiare totalmente. Cioè, cambiare totalmente l'ispirazione, devo dire, non tu. Cambiare totalmente l'ispirazione. Dai, alla prossima. E in bocca al lupo per il pezzo. Grazie, te l'ho mandato anche sulla mail, magari. Lo ascolto anche nella mail. Gli dai un... Va bene. Grazie, ciao Michele. Ciao. Poi, ragazzi, vediamo chi c'è in lista. Vittorio Soleo. Vado. Vittorio. Ciao Vittorio. Michele, ciao. Da dove ci chiami? Io Vittorio. No, da dove ci chiami Vittorio? Ah, da dove? Da Roma. Da Roma, dai, cosa ci fai sentire? Una tua canzone? Guarda, sì, in realtà io faccio di tutto, compongo, scrivo, mixo, un po' di tutto. Mm-hmm. Vado, E ci fai sentire? Ma scusa, questo è una cosa... Perdone. Non si ferma più. questa è una cosa che hai fatto totalmente, cioè una tua canzone che hai prodotto, scritto, cantato. Sì. Diciamo che io faccio il mio genere. Vabbè, sentirai, vai. Dai. Sai che sento un po' male, ma mi piace, cioè, nel senso... lo so, è qua l'acustica, capisci? Comprenderai che non è il massimo. No, è come se non so, tu lo stai facendo sentire dal telefono? Sì, cioè, stai riprendendo le casse dal telefono? Sì. È come se dovessi provare a girarlo un po' Hai altre canzoni da farci sentire comunque? Io sì, guarda, ho fatto questa qua che non so definirla, forse una sanremese. Ne butto una sanremese. Vai, butta una sanremese. Prova, magari mentre lo fai sentire, prova a orientare il microfono in un'altra maniera. Ok, vado. Vai. Comunque non era male. Non capivo bene tutte le parole, però non era male. Vado. Vai. Sanremese, altro mondo questo. Ecco, prova a alzare un po'. Scusami,
Prova a alzare il volume allora un po', non lo so, capisco, sento un po'... Guarda, metterò la cassa più vicina al telefono. Prova. Sento con la testa se è meglio. Sì, sì. Ok. Aspetta. Vado, aspetta. Perché la tua voce la sento bene. Ok, Vittorio, sento troppo male. Fai così. Comunque, secondo me c'è qualcosa di interessante. Me le mandi a musica at canova. Aspetta, fammi scrivere. Lo scrivo qui. Musica at... Lo scrivo nella chat, così poi lo puoi leggere, capito? Vai. Musica. Fatto. Lo vedi? Musica at canova.pro. Musica. Ti scrivo ovviamente subito e... Mandamele, che così ti rispondo là. Perché comunque mi secca a dirti delle cose che, capito? Mi sembra che siano delle cose interessanti, però non sento bene le parole, perciò ti scrivo io dopo. Sono così, ti scrivo stasera, anzi, te lo scrivo subito. Ti ringrazio, Michele, sei gentilissimo. Ma figurati, grazie a te di aver scritto. Ciao. È perché certe volte si sente bene, certe volte non si capisce per te, però c'era qualcosa di interessante sicuramente, no? Vedo che c'è anche tu, Johnin, bella scrittura. C'aveva qualcosa di figo. Allora, vediamo, andiamo avanti. Scusate, mi lascio prendere. C'è adesso Leonardo Caminati. Leonardo, con... no. Eccoci. Ciao Leonardo, mi ricordo di te. Come stai? bene. Ma ci siamo visti due volte o una volta sola? Due volte. Esatto, questa è la terza perciò. Questa è la terza. Tu sei l'appuntamento fisso, vai. Sì. Cosa ci vuoi sentire allora, questa volta? Questa volta è qualcosa di diverso, un po' più standard, è un brano cantautorale, con molti strumenti acustici. In questo brano ho collaborato all'arrangiamento, ho registrato gli strumenti acustici, la batteria in particolare, e poi ho fatto il mix. Ok, perciò io giudico mix e diciamo produzione addizionale e registrazione, sì, che non è facilissimo giudicare al telefono, però dai, insomma... di contro, se c'è un elemento veramente sbagliato, lo si nota subito. Vai. Okay. La faccio sentire dalla seconda strofa. Sì, vai. Mi trovo a immaginare le nostre vite insieme, sì, le gite al mare, la tavola da sparecchiare. Ora sarai vanto, qualche uomo esperto e non deviazione, perduto nello specchietto, e tu Allora, per quello che riesco a capire, mi sembra bello, cioè quello che tu hai fatto. Sì, capisco molto bene gli strumenti, la voce, tutto quanto, e basta, perciò, mi sembra bene. Poi magari, sai, forse questa cosa che sto facendo è più utile per giudicare produzione, per giudicare, come si dice, il mio figlio che vuole salutare. produzione, scrittura e cose così, dove è più semplice, capito, sentire al volo, però vai avanti così, dai. Ok, dai, allora alla prossima. Ciao Leonardo, ciao. Un secondo solo, Elia, che vediamo se ci sono ancora delle persone. Ci sono ancora tre persone. Allora, vediamo questo. Electrobeat Giuseppe. Electrobeat, esci per favore. Io? Sì, tu. No, non sono io. Ciao. Ciao caro, buonasera, tutto bene? Tutto bene. Come ti chiami? Giuseppe? E cosa ci vuoi sentire?
Non ci fai sentire niente? Ti si è bloccata la... Ti rimuovo e magari... Vuoi far sentire la tua canzone? Ah. Va bene, dopo. Ok. Scusate ragazzi, andiamo avanti al pro... Ah no, Electrobeat, Giuseppe, ci sei ancora? Riprovo. No, mi sa che... Non ce la fa. Andiamo avanti, Giuseppe, proviamo dopo. Dish Fillers. So many phone calls. No, sono a Fonco. Hey, ciao! Ciao, Michele. Io ciao. Sono Nico. Come sono, ti chiami? Io sono Nicolò, in arte Nico Foods, e sono uno dei due produttori e mi occupo anche di mix e master delle tracce dei Dish Fillers. Ok. Direi cos'è i Dish Fillers? Una band? Cos'è? Siamo un... sì, perché noi siamo un trio che facciamo rap, però io suono il pianoforte, il basso, la chitarra. Da dove ci chiami? Da Torino. Ah, Torino. Dalla provincia di Torino. E cosa ci fai sentire? Vi faccio sentire il nostro ultimo singolo che è uscito da un paio di settimane. Ok, vai. E in questo caso tu hai coprodotto, hai prodotto? Io ho coprodotto e ho fatto mix e master. Le parole non sono mie, sono di Gab, il nostro rapper. Va bene, ti stai... Come si dice? Ti stai... No, dicevo, le parole non sono mie, sembra che ti stai... non riesco più a trovare la parola italiana. Giustificando? No, non giustificando. Tipo, come dire, non l'ho scritta io, se non ti piace. No, guarda, le parole sono meravigliose. Dai, vai, vai, era una battuta, era... Vai. E con tutte le mani che ho teso, spero che qualcuno la prenda mentre sto cadendo. Anche se mi spaventa che qui tutto torna, perché al mondo nessuno è perfetto. E con tutto il vero che ho sputato in faccia, la vendetta di sicura arriverà da dietro. È la classica storia del ciclo, ma con l'arredamento da circo. Devo restare i piedi sul filo fin quando la vita regala equilibrio. Hai visto il sudore, le lacrime che spello e spendo per volare verso l'arrivo. Usano i fulmini come Red Bull, pioggia le nuvole come bollini. E tu scegli da che parte stare, uomo caporale dai, altrimenti mi tocca ripetermi. E non mancano argomenti per parlare, sai, è che ci vedo ancora fermi. Anche io voglio mangiare nonostante abbia fame, scelgo solo il minimo che posso prendere. Ho sempre preferito stare invece che fermare la mia evoluzione alle mani presi. Penso a chi passa e mi presta la presenza, ma è solo scena. Sento a capirlo, mi ok, tutto bene, renderei tutto molto più sporco, tutto, dal mix... Sporco, organico, sporco, è tutto troppo pulitino sentendolo così, è tutto fatto bene, timing perfetto, rap, tutto bene, testo bello, però effettare vuol dire non effettare con riverbero di lei, ma che ci sono 5 suoni della voce diverse e a seconda del 5 canali di voce diversa e le cose che lui dice devono essere continuamente spostate tra questi 5 canali in modo che tu crei più attenzione da parte dell'ascoltatore, perciò magari c'è già ed è molto sottile dal telefono sì. Cioè, ci sono più canali però magari te la mando sulla mail. No, ma non è sulla mail, no, adesso non è che voglio tutti che mi mando sulla mail qui, insomma, si deve, cioè se io ascolto un pezzo americano, capito, anche col telefono, sento che ci sono diversi strati, capito? Qui mi sembra che il racconto sia bello, ma che vada intensificata la produzione vocale e la produzione sul beat. Cioè il beat deve essere ancora più, non so, mi viene in mente Tyler, the Creator del primo modo, di più ancora... svuotato, aggiunti rumori, aggiunta distorsione su alcune parti ritmiche, è come se adesso fosse molto pulito, capito? E okay. Dovesse passare attraverso una... è come se tu dovessi mettere il beat, te faccio un esempio che non è questo, ma dentro una cassa da chitarra e riprenderlo con le
con due microfoni, capito? È questo che mi manca, sentendolo così al volo. Vorrei sentire più organicità nel beat. Basta. Per l'altro, cioè, sono, certe volte sono passaggi che servono per rendere più engaging, capito, l'ascoltatore, l'ascolto e l'ascoltatore. Secondo me dovete un po' lavorare ancora di più sul suono. Tutto bello, è tutto pulito, okay. Cioè si è fatto la professionista. Infatti lo stiamo cercando ancora. Dai, ancora alla prossima. Ciao. Grazie mille, ciao, Michele. Ciao, buonasera. Si dice Lia. Cosa vuoi dire? Niente. Ah, ok. Allora, vediamo un po' chi c'è. Icaroa, oddio, riesco a leggere. Icaro Ali di Cera. Icaro Ali di Cera, cavolo. Ma non riesco più a leggere nessuna lingua. Vediamo Icaro. No, aspetta un secondo, Lia. Ciao, ciao Michele. Ciao Michele. Ciao, come ti chiami? Sono Icaro. Ah, ma ti chiami veramente Icaro di nome? O è... Ma dai, sì. Che figata. Da dove ci chiami? Dalla provincia di Brindisi. Brindisi. Cosa ci vuoi sentire? Allora, devo ascoltare un pezzo che dovrebbe uscire, cioè spero presto. Il testo è mio, l'ho coprodotto io, mi ha dato una mano Jacopo Ettore, che penso che conosci. Sì, Jacopo e Torre, sì. E poi adesso sta facendo il mastering Nicolas di Panorama. Ah, mitico! Sì, un grande. Come si chiama il pezzo? Si chiama Viola. Viola, dai, mandalo, vai. Ok, secondo me va bene, cioè comunque si sente che lo fai, devi un po' provare a rinfrescare tutto, capito? Il che vuol dire ascoltare musica un pochino più attuale, e per carità non entro nel merito, è tutto, si sente che è fatto bene, scritto bene tutto, però secondo me la musica sta un po' cambiando, capito? Perciò anche, proprio intendo dire la struttura, capito? La forma canzone. Perciò non so se dobbiamo ancora fare tanti brani in questa maniera, no? Con l'apertura, con l'inciso, con l'ottava alto, mi viene un po' di dire già sentito, capito? Perciò prova a ascoltare, a metterti un po' in gioco, capito? A provare a fare strutture diverse, non per forza cercare l'apertura, non per forza tutto basso nella strofa, tutto basso, tutto alto nell'inciso, non per forza ammiccare a un beat con questa ritmica. Cioè, hai mezzi, perché comunque si sente che lo fai a livello professionale. Prova a metterti fuori, andare fuori dalla comfort zone, capito? Proprio fuori dalla comfort zone. Prova a fare una roba che non faresti mai. Prova a cantare una roba che non abbia quella metrica lì. Capisci cosa intendo? Provaci. Cioè, tanto, magari questo va già bene, capito? Però... Va bene, ok, grazie. Provati a metterti un po' fuori. Dai, alla prossima. Va bene, ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao. E vediamo chi c'è. Mi sembra che ci fossero ancora due persone. Allora, abbiamo Giuseppe, ecco, è ritornato Giuseppe. Vediamo se ce la faccio. Giuseppe! Sì, caro. Adesso va meglio? Prima eri proprio bloccato. No, perché prima non riuscivo ad entrare. Ok, vai. Cosa ci fai sentire? Stavo producendo un beat. Ok, però... vai, beat. Semplice, semplice. Thank you.
Ok, Giuseppe, continua, dai, cioè, nel senso, ti piace? Una roba che ti gasa? Sì, sì. E allora vai, continua, c'hai un po' di strada davanti ancora, capito? Devi prima di tutto impratichirti del mezzo, capito? Si sente che ti piacciono certe cose, il gusto mi piace, non andava a tempissimo il campione della chitarra, quello che è, insomma, insieme alla ritmica, ci sono dei micro momenti che non va a tempissimo, però si sente che sei anche un po' all'inizio, perciò vai, cioè, cosa usi? Cosa stai usando come programma? Ableton. Esatto, usa Ableton, usa FL Studio, prova anche FL Studio, magari ti diverti di più per il tipo di beat che stai facendo, se fai più cose tipo trap. Però vai, cioè, c'è un po' di strada da fare, capito? Però se ti piace, continua, vai all'infinito, capito? Perdici le ore. Sì, dai, sì. Ciao Giuseppe. Alla prossima. Ciao. Ragazzi, un minuto. Cerchiamo di tenere sotto un minuto. Vediamo chi c'è ancora. Walter. Mi sembra che Walter di averti già visto. Forse. La seconda o la terza volta. Però magari mi sbaglio. Però il tuo nome è... Walter. Walter non si connette, proviamo, adesso c'è, forse andrà, no, eccolo qua, Christian Pat, vediamo. Oh, Christian, non riesco a leggere. Ciao! Pronto? Ciao, ciao. Ci eravamo già visti? No, mai, in realtà. No. Come ti chiami? Mi chiamo Christian. Ok, da dove ci iscrivi? Vicino a Rovigo, Padova, quelle zone lì. Esatto, la mia zona. Beh, no, Rovigo e Padova, sai che siamo abbastanza un po'... c'è un po' di... Cioè, non so se ci sia ancora, c'è un po' di, come si dice, di... Oh, non odio, però insomma, diciamo, non si vogliono benissimo per Rovigo e Padova. Insomma, come dire, io cerco di fare... il tuo meglio. Il buono, ecco. Cosa ci fai sentire? Cos'è? Un beat? Una canzone? Sì, in realtà sì, se posso dire sono un produttore, non parolaccio, diciamo che se mi permetti di dirlo faccio di braccio, musica. Buona. Sotto dicevi sei un produttore e ci fai sentire un beat? Sì, sto facendo un beat nuovo e vorrei sentire il tuo parere. Vai, 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 parti. Okay. Ah. Ok, allora cerca di essere più io farei, cioè è tutto già sentito, capito? Tutto bene, ma a mio gusto una cosa così, cioè ce ne sono mille, capito? Cerca di andare verso suoni, giri armonici, una direzione che sia un po' più moderna o meno sentita, perché come... cioè, ce ne sono un milione di persone che possono fare una roba del genere. Cerca di fare una cosa... No, è vero, cioè, ma lo dico tante volte, lo dico a me stesso, tante volte io parto, faccio un beat, mi piace, perché un conto è che ti piace, no? Questo anche a me piace, no? Sentire queste cose così. Però poi dici, cavolo,
però ce ne sono un milione, capito? E anche magari meglio di questo. Perciò prova ad andare in una direzione diversa. Prova a usare uno strumento acustico, un loop da, da splice di uno strumento acustico. Prova a partire da un giro armonico che sia totalmente diverso. O che non sia per forza questa finto mistero, trap, tutto in minore, capito? Ah, ti sei bloccato. Va bene. Comunque penso che abbia capito. Tu abbia... Sì, là. Ecco, si è sganciato da solo. Ragazzi, io staccherei. Mezz'oretta l'abbiamo fatta. Prendo l'ultimo. A Smith Official. Vediamo. A Smith. Ciao. Ciao. Ci siamo già visti. Avevo inviato la mia canzone sul tuo beat di Don Joe. Me lo ricordo, era bella tra l'altro. Ne dicevamo su quella di Don Joe. Esatto, no? Sì, me lo ricordo. Cacchio, poi ci siamo persi di vista, però era figo. Grazie mille, veramente. Mi era piaciuto molto. Che l'avevi fatto in inglese, no? Esatto, sì. Sì, mi ricordo tanto... tutto. Cosa ci fai sentire? Un'altra canzone? Allora, sì, adesso vi faccio sentire una mia produzione, cioè una canzone che ho fatto io, prodotto e scritto io. Uh-huh. E cantato. Come si chiama? Tarantelle. Ah, in italiano questa volta? No, è sempre in inglese, però ho voluto mischiare titolo italiano. C'è dietro una storia abbastanza... Vabbè, vai, vai, vai. Mi mamma mi made it go with the time teller. Yeah, the time teller gang. With the time teller, yeah, the time teller. It's another game of tag. Boom! With the time teller. Hey! Yeah, the time teller gang. With the time teller, yeah, the time teller. Let me show you how I'm turn telling, me my squad and Anna Bally. You can understand how we're living. Can understand how it's landing. Cutting the rocks in the world, and cutting the rocks for the taker. We take hope. From all me, they come, no. Still working the bend, though. We don't. I feel like Wheezy out of here. Wheezy out of here, like. What fuck is on my studio session? I'm promising. I need to beat on my own. We could mix it in sauce. Bitch, you don't want to let me go. Cause you're me and my own. We just made it go. Come ti chiami? A. Smith. Ma il tuo nome è vero? Emanuele, perché tu canti sempre in inglese? Vabbè, a parte che c'ho un piccolo difetto con l'R, ma poi perché quello che, cioè il mio sogno è quello di, come dire, sdoganare questo confine che... Ma invece se tu provassi a sdoganare questo genere di musica, che non è che poi funzioni tanto in Italia, ma invece provandolo con l'italiano, so che è difficile per la metrica e tutto, perché non ci proviamo? Cioè, ma magari anche che io ti mando delle basi, delle robe, a parte che sei anche bravo a fare la produzione, però cioè, bisognerebbe provarci, perché comunque a me non dispiace per niente le cose che fai. Trovo però che ci sia invece un grosso limite facendole solo in inglese, ti vai a confrontare con della gente che ti fa il culo, cioè che ti fa il culo, che comunque è un sistema che è molto più difficile da raggiungere. Cioè, ma l'hai mai provato a farlo in italiano o proprio neanche ci hai mai provato? No, ho provato a farlo in italiano, però mi sono, come dire, cioè non ero soddisfatto personalmente del risultato. Quanti anni hai? 17, 18 ad agosto. Secondo me dovremmo provarci almeno, tanto ci proviamo tra me e te, tra noi, cioè, capito? Io proverei. Proverei a identificare, magari ti mando un piccolo beat pack con delle cose, se vedi che c'è qualcosa che ti piace, anche tu potresti provare, sai cosa, farlo in inglese, e poi io, oppure se ti senti tu a farlo in italiano, fallo tutto in italiano, e se no tu lo fai in inglese, io trovo tra i miei autori qualcuno che prova a dare il suo, oddio non riesco più a parlare nessuna lingua, a dare il suono giusto, capito, ritmico, anche in italiano, quella roba lì, e vedere se magari ci riesce una cosa bella. Poi tu sei intraprendente, mi ricordo, ti fai i video, ti fai tutto. Sì. Dai, sì. Cacchio, dovremmo provare a fare qualcosa. Almeno provarci, poi magari ci fa schifo, capito? Però, dai, mi scrivi poi a musica@canova.pro, te lo riscrivo, musica@canova. Magari mi ricordi solo il nome, cioè mi scrivi Smith o cosa, mi mandi due o tre cose a cui stai lavorando e magari io invece ti mando indietro un beatpack e ti metto in coppia con Vince, con tutti i ragazzi che lavorano con me. Magari troviamo un'idea.
Dai. Molto notato, grazie mille, veramente. No, no, grazie a te di averci hai fatto bene a chiamarmi perché ti avevo notato e poi nelle mille cose, capito, mi ero dimenticato. Dai, proviamo a fare qualche figata. Dai. Va bene. Ciao. Grazie mille. Ciao. Io ti ho già scritto. Perfetto, Vittorio, grazie anche tu. Ragazzi, vediamo, io immagino di avere ancora una coda di gente, però io mollo perché devo lavorare. Sì, ne ho quattro, però Cristian, vabbè, ci siamo già sentiti, Ruben l'avevo già sentito, Andrea mi sembra che ci avevamo già sentiti e Valdro. Ok, ragazzi, ci sentiamo settimana prossima. Tenetevi le vostre idee, fatene di nuove, io sono sempre pronto a criticare, ma nel senso costruttivo. Canova ascolta. Ciao.